Per Salvatore Quasimodo, la giornata odierna è iniziata nel modo consueto. La notizia che aveva vinto il premio Nobel per la letteratura si era ormai diffusa in tutto il mondo. Ma Quasimodo alle 9 si è recato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove insegna letteratura italiana. Era la sua prima lezione di quest'anno e non ha voluto mancarvi. Come fa da anni, ha ripetuto stamane i suoi gesti abituali. Fedele ad una tradizione che è di tutta la nostra storia letteraria, Quasimodo alterna all'impegno quotidiano di ricreare nei suoi lucidi versi la realtà del nostro mondo l'attività di professore e di critico drammatico per un settimanale. Dalla natia Sicilia a Milano, dove vive da 28 anni, la poesia è stata la fiamma che ha riscaldato il suo cuore. Con fuoco classico, dice la motivazione del premio Nobel, essa esprime la tragica esperienza della vita dei nostri giorni. Ascoltiamo dalla voce stessa di Quasimodo una poesia tratta dall'ultima raccolta, La terra impareggiabile. Dalla natura deforme, la foglia simmetrica fugge, l'ancora più non la tiene. Già inverno, non inverno, fuma un falò presso il naviglio. Qualcuno può tradire a quel fuoco di notte, può negare per tre volte la terra. Com'è forte la presa se qui da anni che anni guardi le stelle sporche a galla nei canali senza ripugnanza. Se ami qualcuno della terra, se scricchiola il legno fresco e arde la geometria della foglia corrugata scaldandoti. A Milano, che è ormai la sua patria di adozione, Salvatore Quasimodo vive in un piccolo appartamento di Corso Garibaldi. Allo? Oui? Ah, enchanté, monsieur. Je suis très content de prix Nobel. Je vais à Stockholm, certainement. Ah, oui. Merci, monsieur. Merci, monsieur l'ambassadeur. Bonne chance a voi. Abbiamo avuto la fortuna di registrare alle 15.45 del pomeriggio di oggi la telefonata che ha ricevuto Salvatore Quasimodo dall'ambasciatore svedese a Roma, con la quale gli si comunicava che gli è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura. Professor Quasimodo, questa telefonata ha interrotto con una bellissima notizia. Stiamo parlando delle poesie mie più famose. Una di queste poesie è Lettera alla madre, che è stata tradotta in tutte le lingue. Vorrebbe leggerla per noi, professore? Le tenterò. Naturalmente la mia sarà una lettura, non una recitazione. E mi rivolgo agli attori che usano leggere i versi come entità astratte. Mentre è importante, come in musica, la pausa, una virgola, un punto e virgola, un punto. Lettera alla madre. Mater dolcissima, ora scendono le nebbie, il naviglio urta confusamente sulle dighe, gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve. Non sono triste nel nord, non sono in pace con me, ma non aspetto perdono da nessuno. Molti mi devono lacrime da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi come tutte le madri dei poeti, povera e giusta, nella misura d'amore per i figli lontani. Oggi sono io che ti scrivo. Finalmente dirai due parole di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore, lo uccideranno un giorno.
in qualche luogo. Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo di treni lenti che portavano mandorle e arance alla foce di Limiera, il fiume pieno di gazze, di sale, di eucaliptus. Ma ora ti ringrazio, questo voglio, dell'ironia che hai messo sul mio labbro, mite come la tua. Quel sorriso m'ha salvato da pianti e da dolori, e non importa se ora ho qualche lacrima per te, per tutti quelli che come te aspettano e non sanno che cosa. Ah, gentile morte, non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro. Tutta la mia infanzia è passata sullo smalto del suo quadrante, su quei fiori dipinti. Non toccare le mani, il cuore dei vecchi. Ma forse qualcuno risponde: oh morte di pietà, morte di pudore, addio cara, addio mia dolcissima mater. Qual è stata la prima poesia che ha scritto? Ho cominciato a scrivere molto presto delle poesie. Mi ricordo che un gruppo di liriche è apparso sulla rivista Humanitas di Bari quando io avevo 15 anni. E da allora si trovava ancora in Sicilia? Si trovava ancora in Sicilia, a Messina precisamente. Siamo andati a trovare il suo papà, che è in un paese della provincia di Messina, mi pare, a Rocca Lumera. Rocca Lumera, sì, è un luogo caro a tutta la mia infanzia. Mi ricordo questo paese con un cipresso, una rocca medievale e delle miniere di allume. E io andavo spesso nei periodi di vacanza a fare i bagni sulla spiaggia di Rocca Lumera. E quella spiaggia ci è stata indicata da suo babbo, che ha ricevuto il nostro operatore proprio stamattina. Ci è stata indicata e ci ha detto: sì, Salvatore andava sempre lì a fare i bagni. Sì, a fare i bagni e a meditare, come si può meditare nell'infanzia, tragicamente, cioè. Ed oggi che lei è arrivato al premio Nobel, che è il massimo riconoscimento della sua poesia, che cosa ci può dire? Posso dire, certamente, non che mi abbia sorpreso questo riconoscimento, ma mi dà una fiducia nelle sorti della civiltà del mondo contemporaneo, cioè a dire, è un premio che va al di là del valore letterario, per una ragione semplice, perché sono stato io solo, con tutta la mia opera, a vincere dei poeti e degli scrittori importanti in tutto il mondo. E così il suo nome si allinea con quello di altri due grandi isolani, Grazia Deledda e Pirandello, e a quello di un grande poeta, Carducci. Sì, è vero, sarà una coincidenza. Si vede che la poesia ama le terre che galleggiano sul mare.